E allora si parte da Termini Imerese, destinazione Cefalù. Con me Salvatore Costantino, detto Totò, un giovane di Termini Imerese, peraltro padre di un bimbo. Sì. E ovviamente lui ha un lavoro saltuario occasionale. Questa mattina e anche ieri mi ha detto: caro amico, per lavorare un giorno a settimana, per un giorno a settimana vengo a Roma, perché nei confronti di mio figlio questo è ciò che sento di fare. Qualcosa da dire a chi si va da casa? Sì, praticamente mi scuso se non ho potuto avvisare tutti in tempo, però lo sto facendo proprio per mio figlio. Penso che ne va la dignità di una persona, specialmente che è padre. Quando è grande lo capirà. Viva l'Italia e viva gli italiani così. Continuate a seguirci. Sì, lo so. Si parte, andiamo. Ciao a tutti, grazie di voi. Allora, dottor, tu ti prendi lui a mano per adesso. Attenzione, controllo elettronico della velocità, autovelox. Beh, non abbiamo questo problema. Siamo qui a cassetta, dietro ci sono gli altri, facciamo 30-35 km al giorno e non ci ferma nessuno, nel senso che non ci dicono: ehi, frena, guida prudente perché è pericoloso. Ciao! Lungo la strada abbiamo Roberto, Giuseppe e Giuseppe. Guardate che cosa abbiamo trovato in un momento di sosta. Si è posata sulla mia mano mentre parlavo con questi amici una sette punti neri, si chiama la coccinella, per chi lo sapesse, a sette punti neri, come sono i sette vizi capitali dei politici che ci rappresentano e che a lei li lasciamo, agli altri li togliamo. Siamo a metà strada per Cefalù, una bellissima giornata, come vedete i cavalli stanno riposando, li stiamo facendo bere e incontriamo tanta gente che è solidale con questo nostro popolo in cammino a Roma. Guardate, la coccella si è messa in cammino e tra un po' partiamo anche noi. Continuate a seguirci. Ciao. Sembra qui alla Campagnola in compagnia della signora Lidia. Sì. Bene. Ci hanno accolto veramente con gioia, ci daranno adesso del pane con l'olio, anche perché da noi c'è qualche vegetariano. Ma va bene, lo stesso, veramente vogliono darci più cose, abbiamo detto che bastava così. Questa è la solidarietà degli italiani che a noi piace raccontare in questo viaggio per Roma. Signora Lidia, grazie di cuore, è stato un piacere. Che dentini che hai! Vieni pure tu! Che dentini! Mi stava cadendo! Grazie, Lidia! I cavalli ringraziano. Allora, siamo arrivati a Cefalù, siamo presso un'area di servizio, non per fare il pieno ai cavalli o per sistemargli la pressione delle gomme, perché i cavalli sono stati bravissimi. Oggi abbiamo fatto veramente tanta strada, quasi 40 km, siamo tutti esausti, abbiamo anche camminato a piedi. Stiamo aspettando che venga il dottor Punzila, che è il sindaco di Cefalù, perché è molto contento di accoglierci, verrà più tardi e ve lo presenteremo.
ci hanno raggiunto dei giovani graziosissimi da Catania, dico bene? Sì, da bene. Catania. Perché sono qua, che cosa hanno fatto per la rivoluzione gentile? Do la parola a lui, ti presenti a te e dici, è la notizia di un blog, sentite. Sì, praticamente ciao a tutti, sono Giuliano Lodi. Io nel mio piccolo, non potendo stare qui con loro e a camminare fino a Roma, sto cercando di curare un blog pertinente, diciamo, il più possibile a quello che loro faranno durante il viaggio, e racconterò praticamente tutte le loro esperienze attraverso appunto questo blog. E oltretutto ci sarà anche la possibilità di poter vedere eventi dei live sullo streaming che trovate appositamente sul blog, e grazie a questa iniziativa cercheremo di dare più visibilità possibile a questo movimento importantissimo per gli italiani e per voi tutti, per quanto riguarda, diciamo, le problematiche, la risoluzione delle problematiche di oggi, odierne, e la crisi che, diciamo, sta schiacciando un po' tutti al giorno d'oggi. Come si chiama il blog? Il blog si chiama rivoluzionegentile.blogspot.it. Potete trovare i link utili su Facebook e sulle pagine, sulla pagina stessa della Rivoluzione Gentile. Spero che facciate girare il più possibile. Se posso aggiungere una cosa? Certo. Twitter, su Twitter l'hashtag è Rivoluzione Gentile. Quindi scrivendo Rivoluzione Gentile su Twitter avrete tutte le informazioni in merito al blog e alla camminata. Oggi hanno chiamato da Salerno, da Battipaglia, da Sibari, si uniranno altre persone da Messina, dove ci aspettano anche da Milazzo. Tanta gente sta mettendo in movimento, stiamo aumentando e arriveremo davvero tanti nei primissimi di luglio a Montecitorio. Continuate a seguire e tra un po', quando verrà, vi presenteremo il sindaco di Cefalù. Ciao! Ne ha tre, e quindi parlando anche con tanti di mesi fa, è andata fuori l'idea di non fare un movimento che sono già tanto, ma di mettere la gente in movimento. Quella cosa può essere un'iniziativa particolare. Anche questa sera volge il tramonto, siamo in un bellissimo paese che è Cefalù, per me la Taormina di Palermo, anzi Cefalù che è meglio, insieme al dottor Rosario da Punzina, che è il sindaco di Cefalù. Intanto lo ringrazio di cuore perché ci ha trovato un'ospitalità e un'accoglienza bellissima. Saremo ospiti presso il comando dei vigili urbani di Cefalù. Con lui abbiamo parlato, abbiamo spiegato cos'è la rivoluzione gentile, quindi volevamo sapere un suo parere, un suo commento su questo fatto che la gente si mette in movimento in modo finalmente pacifico e sereno. Ma tutte quelle manifestazioni che sono fatte in forma pacifica io sono pronto a sostenerle rispetto a un malessere, che è un malessere che va sicuramente rispettato e sicuramente, ecco, con la gentilezza che voi state portando avanti, sono sicuro anche che questa manifestazione che vi porterà poi a Roma, anche lì manifesterete in modo pacifico, senza creare problemi, intralci a una bellissima Roma. Ecco, per manifestare un dissenso, un malessere, come dicevo poco fa, che però può essere fatto, deve essere fatto nella forma più educata possibile. Noi quando arriviamo a Montecitorio resteremo lì fino a quando le proposte della Rivoluzione Gentile, che sono logiche, ne avevamo già parlato prima, qualcuno le ascolterà. Detto ciò, volevo anche ringraziare il comandante dei vigili urbani che è qui, perché proprio presso il comando saremo ospiti, e che dirvi, questa è la Rivoluzione Gentile, questa è la gente che ci piace incontrare, perché l'Italia è fatta anche di sindaci che veramente amministrano bene. Il punto di partenza nostro è che deve essere ridata veramente grande titolarità ai sindaci. Peraltro lei è stato neoeletto e ha stravinto qui. Eletto, sono stato eletto con oltre 3.300 preferenze, e questo importa poco perché ora c'è tanto da lavorare, c'è tanto da impegnarsi. Dunque da Cefalù il passaggio e il saluto dal sindaco e anche da tutti gli abitanti di Cefalù che io rappresento, e mi raccomando che sia gentile questa rivoluzione sino a Roma. Tranquillo, grazie di cuore e una buona serata.